Ragazzi, Sassuolo 1, Inter 0. Si inizia molto bene questo campionato. Non è un video per sfottere i tifosi dell'Inter, perché da me, ripeto, i tifosi dell'Inter hanno tutto il rispetto di questo mondo. Però, ragazzi, scusate se lo dico. Godo come un porco in calore, ragazzi. Veramente non riesco a crederci. Come ho goduto questa sera, nemmeno una vittoria del Milan mi fa godere così tanto. Il Sassuolo veramente massacra, umilia tutto l'Inter. Perché, ragazzi, diciamo che il Sassuolo stasera sembrava una squadra da Champions League. Faceva giocare la palla come se fosse il Real Madrid, il Barcellona. Veramente una cosa assurda. È partita in una maniera incredibile. Mi sembrava una squadra che era in Champions League da anni, in Europa League. Perché veramente, ragazzi, il Sassuolo ha giocato in un modo incredibile. Ha preso a pallonate l'Inter veramente per tanto tempo, soprattutto al primo tempo. Cioè, l'Inter al primo tempo non ci ha capito niente. Nel secondo tempo ci ha provato con qualche occasione, anche Icardi avanti la porta. E però niente, ragazzi, perché alla fine il Sassuolo ha preso anche un palo con Kevin Prince Boateng. E ragazzi, niente, l'Inter ha perso. Non posso dire così tanto. Molti dicevano questa è l'anti-Juve. Ragazzi, io penso che l'anti-Juve sarà ancora il Napoli, almeno per quest'anno. Infatti, ragazzi, il Napoli si è visto che ieri ha vinto contro la Lazio e ha giocato veramente molto bene il Napoli. E diciamo, ragazzi, sgodo veramente tantissimo per questa sconfitta dell'Inter, inizia il campionato veramente molto male. E ragazzi, secondo me Icardi non segnerà mai se non ci sarà Perisic. Perisic è l'uomo che fa segnare Icardi. L'anno scorso Perisic faceva gli assist Icardi. Senza Perisic, Icardi secondo me non segnerà mai. Infatti, le prime azioni pericolose le ha avute dentro l'area, le ha avute quando Perisic gli metteva la palla in mezzo. Perisic, ragazzi, secondo me è un giocatore fondamentale all'Inter, che è almeno il 30% di tutta la squadra. Comunque, alla fine, diciamo che Dalbert sembrava che stesse giocando con il Sassuolo. Sembrava che aveva cambiato maglia con qualche altro giocatore del Sassuolo. Infatti, poi è uscito al primo tempo. È entrato Perisic al suo posto. Samuel si è spostato dietro. E anche qua io dico male a Spalletti, perché io dico che tu non puoi mettere Samuel esterno alla prima di campionato. Però va bene, ragazzi. Detto questo, fatemi come sempre sapere cosa qui sotto nei commenti. Io godo veramente tanto per la sconfitta dell'Inter, perché come sapete sono milanista e non posso che goder di più. Come sempre, fatemi sapere cosa qui sotto nei commenti. Io lascio un bel like iscrivetevi al canale ed andatemi a seguire su Instagram per me di sottino basso. Occhio, diciamo, in prossimi video. Bella, ciao.